Stamattina il tempo è quello che ci si aspetta tipicamente dall'Inghilterra. Oscilla dall'essere nuvoloso a raggi di sole potentissimi che filtrano. Comunque il nostro programma oggi è scoprire un nuovo quartiere, quindi ci mettiamo in cammino. Andando a Clifton Arcade, è una zona di boutique, piccoli negozietti, shop indipendenti che vendono di tutto, piccoli oggetti piuttosto che abiti vintage. E questa è la parola chiave, quindi andiamo a scoprire. Quadrate minimal sono proprio le mie, poi si abbina perfettamente al mio look. Peccato che è chiuso, altrimenti l'avrei comprato. Ho preso un caffè on the go, nel frattempo stiamo girando questa zona, mi piace molto, c'è un vibe rilassante. Siamo arrivati all'osservatorio e qui c'è un punto panoramico. Tra l'altro oggi c'è un sacco di vento e la visuale non è delle migliori perché c'è un po' di foschia, però comunque vale la pena salire qui e ammirare la vista. Invece siamo scesi e abbiamo una visuale privilegiata su tutta la città di Bristol. Sta iniziando a piovere, tempo imprevedibile. Il boss delle cerimonie, a quanto pare, è approdato anche a Bristol. Davanti a Milliners Guild, che è un negozio, una boutique che appunto fa cappellini. Adesso entriamo e diamo un'occhiata. Io adoro i cappelli, magari me ne provo anche qualcuno. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boy, same tricks. Tantissimo, è il tipo di cappelli che uso io. Bisogna stare molto attenti per tenerlo in equilibrio. Però è molto bello, molto fashion. Ah, questa è una collezione ispirata al mondo sottomarino e ricorda una medusa. Mi stava raccontando del materiale con cui è fatto. Sono dei materiali molto più moderni rispetto a quelli tradizionali con cui sono fatti i cappellini ed è totalmente poi colorato a mano. Molto particolare. Questo è andato al matrimonio reale, sempre collezione ispirata al mondo sottomarino. Devo dire che è davvero meraviglioso vedere tutto il lavoro che c'è dietro questi cappelli. Non costano neanche tantissimo per il lavoro e per la perizia che c'è dietro. Girando in questo quartiere abbastanza alternativo, dallo stile molto berlinese, con graffiti, street art, locali di recupero e design industriale. Mi piace molto, è bello, c'è un'atmosfera giovane che è bella e anche tanto vento, tra l'altro. La risposta di Bristol a Notting Hill, anche qui una via piena di casette colorate.
è spuntato il sole e ci siamo improvvisamente ritrovati in una città completamente diversa, perché siamo in una zona marittima. Comunque sappiamo che il tempo così non durerà e quindi infatti adesso sole, vento, ma non si capisce tanto bene. È una città strana, devo dire, è una città strana. Siamo a Wapping Wharf, che è una zona tutta di recupero, un po' navale, un po' marittima, un po' fiumittica. Adesso forse andiamo alla torre panoramica, dico forse perché Matteo mi vuole portare lì. Che dite? Che dite? Ci andiamo? Alla torre. Follow me out down to the bay. Forget all the worries. Siamo saliti in cima alla Cabot Tower, non c'è l'ascensore, quindi dovete farvela tutta a piedi e gli scalini sono tanti, ripidi e faticosi. Non si paga, quindi se avete del tempo libero tanto vale comunque salirci. La vista è godibile e carina. Improvvisamente si è fatta sera, siamo ancora qui al Wapping Wharf e visto che è un'area molto carina, piena di locali e di cose interessanti, ci fermiamo a cena qua. Siamo da Pigsty, abbiamo appena ordinato, ci hanno portato un sacco di cose buone, le patate dolci, sono fantastiche, dolcissime, veramente super croccanti, e ci hanno portato anche lo speciale dello chef. Comunque il posto è molto carino, il contesto è rilassante, è molto 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 cool. Stay up till late. Siamo rientrati perché fuori era ormai finita la luce e nel frattempo ci stavamo congratulando col cuoco che ci ha servito lo speciale del posto, che era veramente molto molto buono. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere ospiti, ma vi consiglio assolutamente di venire, sia perché la zona è molto giovane, bella, innovativa e divertente, sia perché comunque si mangia molto bene a prezzi ovviamente contenuti. È stata la nostra ultima serata a Bristol. Nel complesso direi che è una cittadina che sicuramente sta sentendo molto nell'ultimo periodo la botta del turismo, quindi si sta sviluppando molto in fretta. È ottima se volete trascorrere uno o due giorni. Spero che quello che vi ho fatto vedere possa per voi essere da stimolo per visitare questa città molto carina.